Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Il Grande Fratello VIP 6 è terminato con la vittoria di Jessica Selassie, ma i protagonisti di questa edizione continuano a regalare aneddoti su quello che non si è visto, su quello che succedeva nella casa e di cui poco si è parlato. Ieri, per esempio, Miriana Trevisan, intervistata a Casa Chi, ha raccontato alcuni dettagli delle notti infuocate nella stanza in cui dormiva lei. A quanto pare abbiamo visto ben poco, ma sarebbe successo davvero di tutto. Non solo, la Trevisan ha anche fatto un bilancio di quello che potrebbe succedere alle coppie nate nella casa del Grande Fratello VIP 6. Ha parlato del futuro e di quello che pensa di questi amori. L'unica coppia che, secondo Miriana, non durerà è quella formata da Delia e Alex Belli. In questi giorni i due si sono riavvicinati e sono inseparabili. Contro ogni pronostico sono tornati da poche ore a Milano, nella loro factory. Per i due, Miriana non prevede un grande futuro e quando gli viene chiesto quale coppia scoppierà prima, lei risponde spiegando: Alex e Delia sono già scoppiati, sono belli scoppiati così. È noto a tutti che Miriana ha delle doti un po' paranormali. Questo è emerso nella casa quando sosteneva di vedere uno spirito vagare per le stanze. Viste le doti da streghetta della Trevisan, le è stato chiesto qualcosa anche sulle altre coppie e ha raccontato: Basciano e Sophie, vedo una grande passione, ma c'è da fare un percorso. Io sentivo le cose più sconce, ma anche le dichiarazioni più belle. Loro due si dichiaravano il loro amore in piena notte. E ovviamente poi anche un commento sulle altre coppie nate nella casa del Grande Fratello. Per quanto riguarda Lulu e Manuel, sentivo delle cose assurde di notte. Tipo, zia Miri, aiuto, questo mi pizzica e mi fa cose. Invece Federica e Gianmaria, li vedo bene, per lui dopo aver avuto Soleil, questa donna è oro colato. Poi arriva la domanda più bollente di tutte. A Miriana viene chiesto quale sia stata la coppia che ha consumato di più al GF VIP. Lei confessa tutto e svela: secondo me Lulu e Manuel, io sentivo, e vi giuro che è così. Voi umani non potete capire cosa succedeva in quella camera. Secondo voi, cosa accadrà alle varie coppie? Quali sono le coppie che hanno consumato di più al GF VIP? Fatecelo sapere nei commenti. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.